Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, sono Skit e siamo tornati oggi sul mio canale. Oggi siamo su Hypixel. Oggi faremo diversi minigames, cominciando da Bed Wars e poi ne faremo altri. Faremo una partita di ognuno, le Bed Wars le farò uno versus uno versus uno, ovviamente che, vabbè, la parte più... si capisce meglio quanto uno è forte, diciamo. Vabbè, adesso faremo questa partita nelle Bed Wars, ovviamente uno contro uno. Poi farò anche una partita ad Hide and Seek, quello nuovo e quello vecchio. Faremo un paragone. Nei commenti scrivetemi il vostro parere, secondo voi qual è il più bello e il più combattuto. Perché quello nuovo non è molto combattuto, è un po' squilibrato. Perché non... è molto facile per quelli che cercano e un po' meno per quelli che si devono nascondere. Però lo miglioreranno, è ancora un prototipo, per adesso va bene così sicuramente. Poi magari faremo altri giochi che mi sono stati consigliati nei commenti sullo scorso video del nuovo nascondino. Non lo so, vediamo un po'. Allora, prendiamo la lana, il legno per coprirsi il letto inizialmente un po', vabbè, in modo non troppo efficace, però comunque meglio che niente sicuramente. Allora, andiamo subito dai diamanti, che sono fondamentali per i potenziamenti. Vai in fretta prima degli avversari. Spero di arrivare prima, se no sono fregato veramente. Ok, qua ce ne sono tre. Aspetto, direi di aspettare questo qua e il bianco. Ok. Il bianco non ha ancora fatto un collegamento. Poi magari mi prenderò qualcosa per andare ad attaccarlo. Adesso mi basta così, poi direi di andare un po' a esplorare ancora. Ma dai, va bene così per adesso la protezione, poi magari la potenzio un po'. Ok. Allora, questo, la trappola e la rigenerazione, che sono utilissimi. Adesso vedo, magari mi posso fare l'armatura di ferro permanente. Non so perché sono andato in giro con tutto l'oro, però non mi interessa. Eccoci. Dov'è che è? Dov'è? È già qui. No, no, la TNT no. No, 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 no. No, 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 no! Oh, che fortuna! Mio Dio, mi stava distruggendo il letto tantissimo. L'ho visto distrutto ormai. Stanno distruggendo i letti di tutti, tutti, stanno... Tutti, sì, stanno distruggendo tutti i letti! Che casino! Allora, in fretta, prima che mi ritorno in base, mi prendo un'armatura, subito così, velocissimo, una spada, per ucciderlo più in fretta. Eccoci, sta già tornando, sta già tornando. Muori, muori. No, no, no. No, no, maledizione, adesso mi distrugge il letto. C'è solo la lana lì davanti. No, 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 no. No, no, eccolo lì. Cosa sta facendo? Perfido, adesso muori, 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 eh. Adesso vengo io a distruggerti il tuo di letto. Vengo io a distruggere il tuo letto, eh. Muori. Oh. Ok, adesso sono veramente messo male. Molto, molto male. Mi prendo un pezzo di lana. Una spada di pietra. Eccolo qua, sta già tornando. Scappa, scappa, scappa. In fretta, in fretta, in fretta. No, mi riesce a colpire da qua. Cosa? Come fa a colpirmi? No, no, non... ma come faceva a colpirmi da lì? Ma basta, io basta, non gioco più alle Bed Wars, ciao. Una, due partite. Una da cercatore, l'altra da quello che si nasconde. E poi anche nell'altro faremo due partite. Una da cercatore e una da che si nasconde. Ok, cercatore. Questa è la prima da cercatore. Devo stare molto attento a come si muovono gli altri. È difficile perché devo ragionare molto su come si comportano. Questo qua sì, mi dà l'idea di essere uno che sta scappando. No, ma io... No, no, mi è passato davanti, no. No, no, no. Non va bene questo. Questo qua è bianco. Come? Stava correndo. No, mi dava l'idea di essere uno... Questo qua. Anche questo, io non ci capisco niente. Non ce la faccio, non riesco a comprendere come facciano a essere questo. Vediamo un po' come si muove. Anche questo, non mai uno, non ne ho ucciso uno. Uno lo, ne ho ucciso, neanche uno. Questo qua verde. Oh, finalmente. Questo qua? No. Dai, io direi di giocare ancora facendo quello che si nasconde. Poi magari provo ancora a fare il cercatore, che nascondere l'ho già fatto ieri. Devo riuscire a fare quello che cerca, perché quello che cerca vince sempre, però io non sono capace. Riesco a fare meglio quello che si nasconde, non so perché. Clicca qui. Io non vedo nessuno che sta cercando. Guardiamo così in giro se arriva uno con una spada. Eccolo lì, ma se ne va via subito. Ok, io me ne vado perché... Qua ce n'è un altro subito, dai. Fare... Non so perché... Fare il... quello che si...
quello che si nasconde per me io dico, è più facile. Non lo so, non capisco io questa cosa. Però, boh, qua si fa un rumoraccio sta roba. Più quella delle porte fa rumore. 4, manca l'ultimo, dai, dai. Lo posso completare, vai, nessuno, nessuno, nessuno. 25, 37, 50. Mi sto abituando a giocare a fare il quello che si nasconde. Hanno vinto di nuovo, grazie a me. Di nuovo. Cioè, fortissimo in questo gioco. Vabbè, scherzo ovviamente, però non so. Riesco a far bene questo gioco. Mi viene bene. Vabbè, facciamo l'ultima volta da cercatori. E poi faremo l'altro, hide and seek classico. Che faremo un breve confronto. Ho sbagliato, ma io non ci capisco niente, non ce la faccio. Quello lì era il PC, devo checkinarlo. Com'è che si fa? Questo qua? Cosa stai facendo? Non lo devi proprio. Ok, qua c'è lo chef. Ok. Ok, no, non ci capisco io, non mi dà l'idea di... Mi dà l'idea di essere uno col PC che non è un omino. Spesso aspetto, lo picchio. Sì. No, ma io l'ho... Chi è che ho picchiato e ha fatto plink? Come per dire che... Oh, questo era. Ma dai! Era bravissimo questo, non mi sembrava uno... Sto qua sta scappando. Ma cosa stava scappando? Mi dà l'idea... No, vabbè, non... È difficile, è troppo difficile. Questo qua si è girato. Sospetto, vediamo di sospetto. Sospetto. Vediamo un po', ma... O fa così, non lo so. No, non era un sospetto. Vediamo di checked. Checked, se no altri lo fanno... Lo colpiscono e rischiano. Questo è un sospetto. Ho sbagliato, ho perso, fa niente. Andiamo a fare nascondino, classico. Vabbè, facciamo la prima partita da cercatori, ok? Va bene comunque, poi ci nasconderemo. Allora, ma chi mi è che mi sta picchiando? No, cosa fai? Morto, ok. Questo robo qua. Scappa, scappa. Oh, ho ucciso. 2 kill già. Vaso. Oh, vai. No, non mi ha colpito. Morto, perfetto. Game over. Abbiamo vinto, bene. Benissimo, adesso voglio nascondermi però, come avete visto, con tutte quelle partite che si fanno, pochissime volte si vince. Deve essere un posto, un angolino, sono gli angoli i posti migliori. Qua dentro è un posto abbastanza buono, secondo me. Qua c'è il vetro, però qua no, è meno isolato. Qua c'è tutti i vasi qua vengono. Cos'è il raduno dei vasi? Poi tanto che mi danno più punti, io faccio questo. Continuamente vai, 12 secondi. Vaso, vattene, non ti vogliamo qui, no? Siamo già in troppi. Sento dei rumori strani. Allora, per vincere bisogna sopravvivere 4 minuti. Un vaso di livello 9, tanto, tanto. L'unica cosa di questo è più noioso. È bello perché è bello trovare dei posti, è bello scappare, sì, scappare anche. Anche se è difficile. Però è noioso, perché bisogna starsene fermi, stare qua tutto il tempo ad aspettare. Oh, 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 sto arrivando. No, 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 no. Ovvio, ovvio, perso, basta. E vabbè, direi io di fare, ormai di uscire. Vabbè, comunque, vi ricordo di lasciare un bel mi piace. Mi dispiace, la build battle non la facciamo in questo video. Commentate, scrivete se volete anche le build battle. Lo so che l'hanno già scritto. Raggiungiamo i, non so quanti like, 30 like facciamo, sono veramente molti. Però se raggiungiamo i 30 like farò più video di Minecraft, magari anche delle live. Grazie a tutti per la visione, commentate, condividete, lasciate un bel mi piace, ciao a tutti!